Dobbiamo fare niente? Dipende. Già, dipende. A che ora vi si può visitare? Quando c'è il gusto, qualsiasi ora è buona. Sei spassosa, mi piaci. Quanto ti devo dare? Non volete entrare prima? No, no, è meglio sistemare prima il quantum. Allora... allora mi dai 10.000 lire. Ma hai regalato! Ma tu ti rovini, figlia mia! 10.000 lire! Due pasti, compreso dolce caffè. Presentati ad un'agenzia di collocamento per fare la serva. E così vedi come devi gettare il sangue per guadagnare un centesimo. E se ti sembra giusto chiedere 10.000 lire per fare la prostituta, per piacere. 10.000 lire, cose da pazzi. Non ci sta un agente di pubblica sicurezza. Ma che è successo? Fammi passare. No, 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 amore. Il cilindro, avete visto il mio cilindro? Chi? Se mi trovate il cilindro, mi affaccio giù. Andatevene giù. Altro che il cilindro, qua ci vuole la rivoltella. Chi è? Sono un galantuomo. State tranquilla, potete aprire. Sono andata da sola. E io perciò voglio entrare. E io perciò voglio sapere cosa volete. Allora ve lo dico presto, presto. Se ci sta il vostro piacere, io sono disposto a darvi le 10.000 lire che quello là non vi ha voluto dare. Il letto dove sta? Là. Se sarai paziente e carina con me, dopo ti farò pure un regalino extra. Ciao. No, aspetta. Togliti prima la vestaglia. Che piacere, te le meriti. Grazie. Beh, e che facciamo? Ma chi è? Schifosa, lurida fetente! Più schifosa di me la fatalità, più lurido il destino, più fetente la vita, non ne posso più! Ma che ti succede? Quello. Quello è mio marito. State buona, figlia mia, buona fortuna. In fondo, penso che hai ragione tu. Che male c'è? Quello non vede e non sente. Ci sarebbe soltanto il pericolo di una morte apparente, ma sono casi rarissimi. E adesso sono io che non ci sto. No? No. Potete prendere il vostro soldi e andatene. E lasciami in pace. Su questo biglietto da 10.000... ce ne metto un altro. No, 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 no. Cioè, io non tengo 15 anni. Prima di bussare ai vetri di quel balcone ci ho pensato molto bene. Se mi trovo qua è per una ragione seria. La salute è salute. Cosa c'entra la salute? Tu sei troppo giovane e non puoi capire. Anima santa! Che faccio? Tu che sai tutto e puoi vedere tutto, che sai per quali motivi sei morto, in quali condizioni mi hai lasciata, e lo sa anche pure Santo Agostino! Aiutami, dammi un segno della tua volontà. Un minuto di silenzio assoluto significherà diniego. Un rintocco di campana lontano, un fruscio di vento, un rumore insolito in questa stanza. Sarà la tua approvazione al mio sacrificio. Hai avuto il permesso? Facciamo presto!